Tifosi nerazzurri appassionati di calcio giovanile, un saluto da Filippo Sartirana da Genova, dove sta per cominciare Genoa-Inter, quinta giornata del campionato Primavera 1. Bene tra le linee per Mulattieri, che si appoggia a Schirò, c'è Colombini largo a sinistra, Schirò lo vede, lo premia, arriva Piccardo, Colombini vediamo se prova l'uno contro uno, sceglie ancora Schirò al limite dell'area, c'è Gianelli di fianco a lui, Schirò invece calcia con il destro ed è un gol bellissimo, quello che porta in avanti l'Inter al minuto 22, lo segna il capitano Thomas Schirò, grande gol di Schirò. Su di lui Gianelli, che va a inseguire anche Piccardo, prova il pallone lungo per Moro che cade a terra ed è calcio di rigore, calcio di rigore per il Genoa di Chinque su Moro. Parte Bianchi e Pozzer la tocca ma non basta, pareggia il Genoa dal dischetto con il suo capitano. Arriva la rete di Flavio Bianchi con Pozzer che la tocca. Colombini prova il lancio lungo direttamente però tra le braccia di Vodisek e qui probabilmente si spegne il primo tempo. Finisce qui infatti il primo tempo 1-1 tra Genoa e Inter. Le giocate di prima per dimezzare i tempi. Rovella rischia qualcosa sull'attacco di Squizzato che li porta via il pallone in area di rigore, il pallone al limite per Mulattieri che ha il problema di girarsi, Mulattieri si appoggia a Schirò che calcia ancora col destro e arriva la doppietta di Thomas Schirò, l'Inter torna in vantaggio al 51esimo minuto. Buona la scelta di Mulattieri che torna da Schirò, ancora col destro, ancora potentissimo. Ottima l'apertura per Colombini che cerca ancora in mezzo Schirò davanti a Vodisak. Arriva il 3-1 dell'Inter e fa tris Thomas Schirò. Tripletta del capitano dell'Inter. Ottima la giocata di Colombini. Schirò da due passi e questa volta col sinistro. Fulmina Vodisak. Gonsalves per poco a tis non riesce a rubare questo pallone. Eboa. Imbucata per Callon. Chiede il fuorigioco alla difesa dell'Inter. Non è così. Ancora Callon, buono il pallone per Zennaro che prova il destro piazzato e con la deviazione accorcia le distanze il Genoa. Rovella, lancio lungo per Bianchi che la mette giù benissimo col petto, Bianchi solo davanti a Pozzer e prende un palo clamoroso. Ancora Genoa, che occasione per il Genoa con Bianchi che apre il piattone, allarga per Callon. Va a puntare Burgio, occhio alla velocità di Yaya Callon che entra in area di rigore, l'appoggia al limite per Bianchi che calcia. Arriva il gol del 3-3, la rete di Fabio Bianchi. Si vedeva che era cambiata l'inerzia della partita, troppo spazio però per Bianchi al limite dell'area per calciare, a metterla nell'angolino lì dove Pozzer non può arrivare. Prova lo sprint, il numero 19 del Genoa che va a sbattere contro un tube e conquista un calcio di punizione molto pericoloso quando siamo ad un passo. Parte Rovella a giro, prende il palo e sulla respinta arriva il gol di Bianchi al 91esimo, porta avanti il Genoa. Grande punizione di Rovella che si stampa sul palo e poi Bianchi da due passi con la porta completamente vuota. Finisce qui, vince il Genoa 4-3, prima sconfitta in campionato per l'Inter di Armando Madonna.